no? Quei libri un po' troppo manuali. Però io ho trovato questo libro molto spassoso, ricchissimo. Lui è Maurizio Porro e ha scritto Melò. La Sara Saietti è famosa, magari tra tanti di noi, per il suo attivismo, la sua presenza, e in tante realtà ha scritto un libro altrettanto spassoso, che parla un po' di cinema, in realtà è un giallo, poi magari ne parliamo meglio, però comunque è un giallo che si svolge un po' nei luoghi di ritrovo della comunità lesbica a Milano. Il titolo è Volevo solo un biglietto del tram. Qua con Diego, cercavamo di creare ipoteticamente un link tra quello che poteva essere il libro tuo e il libro suo, che apparentemente magari sembra non esserci, però senza neanche troppo sforzarci, ci veniva in mente che questo potrebbe essere domani un film, metti, te lo auguro, soprattutto per... No, però dico, nel caso lo diventasse, andrebbe a diventare un film probabilmente molto diverso da quello che possono essere i film a tematica o comunque che in qualche modo riportano delle storie lesbo, soprattutto per il fatto che improvvisamente si struttura su un concetto di giallo, mentre invece in generale i film a tematica omosessuale o lesbica prevalentemente finiscono per avere come poi fulcro della storia essere ancora molto legati a fatiche, problemi. Mentre ancora non si riesce a vedere magari tanti film che invece semplicemente abbiano degli attori o al centro delle storie che però riescano finalmente a uscire magari da certi meccanismi. È ovvio che il motivo per cui ancora è così è perché ancora ci sono un sacco di fatiche, però poi da un punto di vista di un pubblico, per esempio, secondo me nel momento in cui questo meccanismo si scardina, viene estremamente apprezzato, esattamente come un pochino sta succedendo che magari autori, registi piuttosto che altro etero inseriscano nelle loro trame improvvisamente dei personaggi gay e riescano in qualche modo, non sempre, anzi quasi sempre no, però sempre un pochino di più a non renderli solo delle macchiette come si usava un tempo, vuol dire che c'è forse, siamo in una via di mezzo, no? Potrebbe essere? Beh, il primo legame in realtà potrebbe essere che adesso è un libro, ma l'idea iniziale era che fosse un film. Quindi in realtà all'interno del libro sono inserite delle brevi sceneggiature, proprio dei pezzi sceneggiati, proprio perché l'inizio di questo libro è stato un lavoro che voleva essere, avere un film come conclusione. Poi, un film ha delle complessità che chiaramente un romanzo non ha. Quel romanzo me lo scrivo da sola a casa mia, non mi serve nessuna, né soldi né energie. Per cui sono stati conservati questi pezzi perché aprono degli squarci di vita lesbica che altrimenti non avrebbero trovato posto e che secondo me era interessante tenere. Però è nato proprio con quell'intento, per cui in effetti il primo legame è questo. E poi per rispondere alla tua domanda, sì, sarebbe un romanzo, sarebbe un film un po' spagnolo, un po' stile Chueca di quei Bravo. giorni fa, sì. Sì, perché improvvisamente diventerebbe quella cosa per cui adesso lascia stare io che sono sempre implicata in certe cose per altri motivi, ma nel momento in cui dovesse uscire un film tratto da questa storia, improvvisamente diventerebbe estremamente indicativo anche per un pubblico non gay lesbico su, per esempio, visto che si svolge, poi ci sono è ambientato in alcuni locali, per esempio di Milano, che per chi non frequenta nemmeno sa che esistono, non che ha quella cosa di non volerci andare, che ancora siamo in un altro discorso ancora, ma che presenterebbe una realtà di un certo tipo attraverso la chiave che può essere il cinema, che precisamente veramente diventa informativa per chi non fa parte di un meccanismo. Sì, se qualcuno vuole farne un film, sono disponibile per adattarlo. Girare la domanda anche a Maurizio, perché poi due parole, senza ovviamente raccontare, però la cosa divertente è che all'interno di questo gruppo di amiche lesbiche di Milano accade un omicidio, o meglio, una ragazza viene trovata impiccata, si pensa a un suicidio, poi forse non è così, e morale della favola, una poliziotta chiede alla protagonista di essere inserita, un po' come la sua finta ragazza, un po' come una nuova amica, in tutto il circuito lesbico per svolgere delle indagini, per capire chi è l'assassino. Ma questo pretesto era il motivo per cui ci sembrava diverso dal solito, perché c'è tutto il panorama, vengono raccontati un sacco di aspetti anche della vita,
delle difficoltà sentimentali, eccetera, lesbiche, però in realtà il fulcro è un giallo poi. Perché lo chiedo anche a Maurizio, perché in questo libro ho trovato molto bello il concetto di il tentativo di dare proprio una struttura al melò. Cioè, qua ci sono tutti i film che sono melò. Quindi tutti gli film che hanno alcuni elementi, no? Che sono, insomma, comunque, che sono, che ne so, il rapporto pessimo madre-figlia, la malattia... Un applauso per il rapporto orrendo tra madre-figlia, perché è oppure, insomma... Esatto, per questo pensavamo che fosse, come dire, da questo libro forse dovremmo fra qualche anno fare un altro libro dove potremmo magari testimoniare un'evoluzione, no, dell'immaginario. Sì, innanzitutto se lei facesse un poliziesco, un giallo, però con valenze melò, ci sarebbe la ristampa con aggiunto il suo film. Ma al di là di questo, sì, no, e non sono tutti i film melò, perché io ho sofferto molto già nel tagliarne una parte, perché purtroppo i libri hanno una certa dimensione e questi sono già abbastanza ricchi, ma tutti, non, tutto non si può mettere. Era divertente, secondo me, rivalutare e sdoganare un genere di cinema che a volte è stato trattato e tuttora è trattato con una certa sufficienza, con un certo snobismo, soprattutto dalla critica ufficiale. Cioè, mi riferisco innanzitutto al vecchio tipo di melodrammatico, no? Anzi, una volta il melodrammatico era quasi usato un pochino con un segno negativo. Mi ricordo che il Lupino Visconti, che è stato uno dei pochi geni dello spettacolo che abbiamo avuto, si diceva, sì, però è sempre un po' melodrammatico, come dire, cioè, non, ma la picca malattia c'è nel DNA. Invece il melodrammatico, il temperamento melodrammatico, non esiste un temperamento western, un temperamento fantascientifico. Vuol dire, invece esiste un temperamento melodrammatico. Film tipicamente melodrammatici che tutti possono capire. Lì ce ne sono più di 100. Intanto un Almodovar, perché partendo da oggi, secondo me Almodovar è il vero erede dello stile melodrammatico, anche se naturalmente l'ha cambiato ed è sintonizzato sulla mentalità di oggi. Poi i grandi vecchi film con Bette Davis, con John Crawford, con Lana Turner, e quindi potrei fare mille titoli, non so, Viale del Tramonto. Oh. Applauso anche qui. Applauso a Billy Wilder. Lo specchio della vita, come le foglie al vento, senso di discorso. Ascolta, una domanda invece che chiede, le difficoltà e i limiti nell'editoria italiana nell'affrontare tematica gay-lesbo? Non lo so, io sono stata fortunata perché mi sono limitata, non lo so, io non ho mandato il mio manoscritto a grossi editori, per cui... Non so nel rifiutarmelo come avrebbero giustificato con la loro decisione. Pensi che esistano dei limiti? Ma io penso che l'editoria in Italia abbia dei limiti in generale, che sono dei limiti di contenuti, di budget, di volontà di lanciare gli scrittori emergenti in un certo modo. Per cui poi lui potrà aggiungere delle altre cose forse. No. Sì, per cui credo che i limiti fondamentalmente siano questi, per arrivare a pubblicare con un grosso editore al di là della tematica che stai trattando, secondo me è veramente difficile. Okay. Il mio editore, che è un piccolissimo editore, non solo non ha posto nessun limite, ma anzi è stato lui a voler marchiare il libro, e questa è una collana che si chiama I luoghi del delitto. Ogni libro di questa collana ha un luogo: Bergamo, Milano, Londra, Parigi. È stato lui che ha voluto scrivere Milano lesbica ed è stato lui che ha voluto pubblicare in seconda e terza di copertina e poi nelle ultime due la guida ai locali lesbici della città. Quindi direi che di omofobia non si possa proprio parlare. Lei è il mio John Crawford o Barbara Stanwyck, metaforicamente parlando? Metaforicamente non so, concretamente, cioè avendole viste al cinema, come si fa a tradire John Crawford? Fa anche un po' più paura.